Domenica 24 settembre, seconda giornata del Sail GP. Vogliamo documentarvi il flop di questo evento, della spesa enorme, dello spreco di denaro pubblico operato dall'amministrazione Melucci. 7,5 milioni di euro e qui quante persone abbiamo in tutto? Facciamo vedere? 500? 600? Non di più, ma proprio esagerando. Guardate, da qui a lì. Poi ci sposteremo verso il marinaio, inizia il deserto. Noi siamo favorevoli alle manifestazioni, agli eventi che promuovono il territorio, ben vengano, che danno una vetrina internazionale a Taranto, ben vengano, ma non si può scialacquare denaro pubblico. Un evento del genere non può costare 7 milioni e mezzo di euro. Non si tratta di fondi europei, di fondi regionali, ma di fondi provenienti dalle casse comunali, dalle tasse del cittadino contribuente. Non voglio fare il bastian contrario, non voglio, come si suol dire, rovinare la festa, ma questa è la ricaduta, questo è il ritorno. Abbiamo fatto una ricerca per quanto riguarda le strutture alberghiere, altro flop. Praticamente non c'è nessun sold out, tantissimi posti sono vuoti, sono liberi, e a Taranto e in provincia. Parliamo di hotel, parliamo di B&B. Basta andare su Booking, può darsi che io stia raccontando chiacchiere, andate a fare una ricerca e troverete i posti completamente liberi, i posti letto completamente liberi. Guardate, lo ripeto, ben vengano queste iniziative, però bisogna anche vedere il costo, e qui stiamo parlando di uno sperpero di denaro pubblico. Guardate qui, questa è la solita logica della propaganda di Rinaldo Melucci, le favole. Lo sperpero di denaro pubblico. Porterò da consigliere comunale questi numeri alla Corte dei Conti, perché non si può giocare con i soldi pubblici, con i nostri soldi. Non si può portare la Tari alle stelle e poi, no, non la stiamo riprendendo, stia tranquillo, e non si possono, dicevo, sprecare i soldi del cittadino contribuente. Vedete? Uno spettacolo certamente bello, la vendita anche dei biglietti sulla tribunetta è stato un altro mezzo flop, sì e no, se ne sono stati venduti 250-260 come posti venduti appunto sulle tribunette. Poi, considerando i biglietti omaggio, consiglieri comunali, assessori, io mi sono rifiutato. Avevo il biglietto omaggio perché non mi voglio rendere complice di uno sperpero di denaro pubblico. Bisogna essere coerenti nella vita. E allora è giusto documentare ai cittadini questo flop con i numeri alla mano. Vi ho detto il discorso di Booking, vi ho detto il discorso, i numeri. Ieri era sabato e uno magari dice vabbè, sabato è semifestivo. Arriva la domenica, oggi è domenica. Altro flop, ma spostiamoci, voglio farvi vedere, qui vi stiamo facendo vedere il tratto proprio adiacente alla rotonda del lungomare. Ora noi ci spostiamo e vogliamo documentarvi questi numeri, questi dati. Noi abbiamo un 500 persone, siamo, ripeto, tutto in diretta, sono le 14:40 credo, quindi Non è finita la manifestazione, ma è in pieno svolgimento, è in pieno corso, lo vedete, ci sono i catamarani a mare, li vedete, guardate un po', poca gente, considerando i 7 milioni e mezzo di euro spesi, ritorno economico non ce n'è, alberghi vuoti, semivuoti, ristoranti idem, e Melucci che fa? Sperpera denaro pubblico? Fatemi capire, questo è sperpero di denaro pubblico che non si può consentire. La città è ridotta in condizioni pietose, lo vedete come si trova, ma andiamo avanti e vi stiamo documentando il deserto del Sail GP. Anche oggi domenica, deserto del Sail GP, semideserto, chiamiamolo semideserto, a fronte di 7 milioni e mezzo di euro. Se noi facciamo la processione del Carmine, certamente abbiamo una maggiore partecipazione. È la
processione del Carmine non costa 7 milioni e mezzo di euro, no? Le cose le dobbiamo dire. Poi andiamo, lo ripeto, ad alzare la Tari alle stelle, poi andiamo a spendere soldi in vario modo, propaganda, pubblicità su giornali e roba varia, e il cittadino paga sempre. E la città è ridotta a una latrina, lo vedete sotto i vostri occhi. Ma proseguiamo, perché vi devo far vedere come è proprio tutto vuoto, perché non c'è solo il costo del Sail GP, i 7 milioni e mezzo, ma tutto il sistema che si è movimentato, perché ovviamente mettere in campo, come è giusto che sia, forze dell'ordine, polizia, carabinieri, marina militare, guardia costiera e così via, e protezione civile, ha dei costi, ma per che cosa? Per 500 persone? Per 7 milioni e mezzo di euro? Allora facciamo le manifestazioni, facciamo gli eventi che promuovono il territorio, ben vengano, ci devono essere, ma con cifre che non vadano a configurare uno spreco immane di denaro pubblico. Ma avviciniamoci, seguiamo Pino, facciamo vedere questo flop, perché deve essere tutto documentato in tempo reale, in presa diretta. Quindi ci stiamo allontanando dalla rotonda del lungomare, stiamo proseguendo e ci avviamo verso il monumento del marinaio, il palazzo ammiragliato, un ottimo punto da cui ovviamente si vede il panorama, si vedono i catamarani e anche qui vedete il semideserto. Guardate, qui doveva essere pieno, doveva brulicare di gente, no? Pino, qui per favore. Non ci interessa, noi dobbiamo far vedere il flop di qui. Ecco, guardate qui. Guardate qui. Questa vi sembra una spesa di 7 milioni e mezzo di euro? Per quattro gatti che stanno? 7 milioni e mezzo di euro? Sindaco Melucci, Manzulli, è fallito il sentiment. Manzù! Abba fa i conti politicamente parlando, amministrativamente parlando con te, caro Fabrizio Manzulli, assessore al marketing territoriale, assessore al turismo, no? Alla programmazione turistica. Ecco, ma ripeto, se noi facciamo la festa come si fa, ed è giusto farla, della Stella Maris in Città Vecchia, c'è più gente. E non si spendono, lo ripeto perché come dicevano i padri latini repetita iuvant, non si spendono 7 milioni e mezzo di euro. Scusate la ripetitività delle mie affermazioni, ma la diretta deve essere documentata. Alberghi vuoti o semivuoti, non c'è assolutamente il sold out in Città Vecchia, né nel borgo, né addirittura in provincia. Altra cosa, l'amministrazione prima aveva parlato di 50.000 persone che dovevano venire a Taranto, poi la fantasia ha fatto ridurre i numeri e dice che sono 28.000. E dove stanno questi 28.000? Lo ripeto, quello che ho detto ieri, sono evaporati, sono andati sottoterra, si sono nascosti, sono affogati, speriamo di no, che non siano affogati in mare, se no avremmo una strage, avremmo 28.000 persone affogate in mare, non sia mai una cosa del genere. E quindi questo ve la dice lunga, no? Noi proseguiamo, guarda, perché il meglio viene adesso, come dice il buon Rinaldo Melucci, 7 milioni e mezzo di euro sprecati e non c'è nessuno, dov'è il ritorno economico? Quando mai si andrà a raggiungere, a coprire, non dico a trarre un utile, ma almeno a coprire questa spesa? Procediamo. Vedete qualcosa? 7 milioni e mezzo di euro. E io pago, diceva il buon Totò, ma non lo diceva il buon Totò, ora lo dicono anche i buoni tarantini, anzi i tarantini incazzati. Che ne pensa, signora? Assurdo, veramente. Signora, 7 milioni e mezzo di euro. Si poteva fare una città nuova. Appunto. Sai che strade. Guardate qua, guarda. Non si può camminare da nessuna parte a Taranto. Si cade dappertutto. C'è talmente tanto da fare che avrebbero potuto. Ma con 7 milioni e mezzo di euro costruivi un'altra città. Allora io dico ben vengano le manifestazioni. Sì, vabbè, però. Ma con cifre logiche, no?
Cioè, il buon padre di famiglia razionalizza le spese. E lei, io penso, signora, è una mamma, ha assicurato prima il pranzo, il pane ai suoi figli, e poi magari uno si va a comprare l'abito firmato, no? Assolutamente. Questo lo dico a beneficio dei tanti che sono collegati sui social, e il biglietto da visita di Taranto, il punto più bello della città, no? Perché stiamo parlando del Ponte Girevole e del castello. Ci sono le barche, i catamarani, quindi una visione, guarda Pino, che meraviglia, come si vede tutto. Come vedete, a Taranto, quattro gatti. Ora c'è la partenza dell'ultima sessione di gara, tre catamarani, oggi è la finale, poi ci sarà la premiazione, e uno pensa, dice, caspita, io a fronte di 7 milioni e mezzo di euro che ho speso, dovrei avere la città piena, dovrebbe essere come la visita del Papa, o quasi, quattro gatti. Ripeto, con la processione di San Cataldo c'ha più gente, cioè con la processione di San Cataldo è pieno. Allora, se l'amministrazione comunale facesse, che vi devo dire, organizzasse, Banzulli, tutte le... Non siamo mai contenti. No, signore, possiamo parlare tranquillamente. No, io ho detto, allora, benvengano queste manifestazioni. Non è il pubblico che c'è qua, è quel pubblico mondiale che venga. Sì, cioè. E quanto costa l'evento? Ma lei è di Taranto? Le gare di Formula 1 l'hai mai vista? Lei vuole paragonare la gara di Formula 1 con questa? Questa è la Formula 1. Questa è la stessa cosa. Lei evidentemente l'ha scambiata l'America's Cup, devo dire. Lei non vuole capire. No. Io ho fatto il ciclista. Sì. Sono appassionato di motociclismo. Allora, gli eventi costano. Allora, ma non tanto che se ne parli, allora, ma non male. Posso? Bisogna parlarne male. Mi permette una cosa? Lei pensa. Basta che non parli male. Di chi? Di Melucci? No, non di Melucci, della città. Sto parlando bene di Taranto, sto parlando male. Sta dicendo quattro gatti, vuol dire ci sono persone lì. Vuol dire se lei è vuol di... no, no, basta, zitto, Lecchino. Io non sono Lecchino. Peggio. Sono del di che cosa? Il partito opposto. Del buon senso. Quando uno fa qualcosa di buono. E qual è questo buono? Ma lei le paga le tasse? Penso di sì, no? Sì, ma c'ho il cervello in funzione. Lei è un po' qua. Vai a leccare. Preferisco leccare. E quello è il tuo ruolo. Andiamo avanti. Bene, il bello della diretta, noi siamo democratici, dobbiamo dare anche spazio. Il bello dell'imbecillità. Dobbiamo dare spazio anche ai lecchini. Bene, sì, vai. La gente mi sta dando ragione, applaudite. Da solo ti stai applaudendo. E falli applaudire, dai. Bene, non perdiamo tempo con sterili provocazioni. E per fortuna questi soggetti che ancora leccano l'amministrazione sono ridotti ai minimi termini, si sono estinti come i dinosauri, grazie a Dio. Sono le ultime specie. Ma vi sto documentando la realtà. Scusate. Palazzo Ammiragliato, Ponte Girevole, dove sono 28.000 persone? Me le trovate per cortesia? Manzulli? No, perché Manzulli, il problema è questo, se effettivamente non ci sono 28.000 persone, evidentemente io ho seri problemi di vista, ma gravi, guardate. Allora non si può giocare, non si può sperperare denaro pubblico, mettetevelo in testa, non si può sperperare denaro pubblico. Bene, io direi che è il caso di iniziare un po' a ascoltare i vostri commenti nel momento in cui Pino ci sta preparando il suo telefonino, onde poter leggere i vari vostri commenti. E dicevo, ve l'abbiamo dimostrato con questa ricerca fatta anche su Booking, fatta su internet, per dimostrarvi appunto l'appeal, no? La presa, quel sentiment molto scarso che questo evento ha prodotto nelle
strutture ricettive. Bene, e allora iniziamo intanto, quindi abbiamo collegati ora quasi 300, 299, sono forse un po' di meno di quelli che stanno qui, ma andiamo subito. Chiara Ungaro, non devi offendere le persone che intervisti. No, non ho offeso, ho risposto a una persona che evidentemente voleva difendere l'indifendibile. Anziché, quindi Francesco Rusciano dice, si spendono queste cifre anziché aggiustare le strade. E Andrea Assi, bisogna capire realmente quanto è costato, analizzare le presenze reali con le attività definitive. E beh, certamente vi stiamo dimostrando come i ristoranti, come ma i ristoranti ancora perché è un discorso più ampio, ma gli alberghi, che rappresentano la prova del 9, la prova provata rispetto alle persone che sono venute a Taranto, e gli alberghi sono vuoti. Francesco Rusciano usa un'espressione un po' colorita, c'è fanno schifo, quattro gatti ci sono, e quanto abbiamo speso con i soldi nostri. Hai ragione, ma perché non ti hanno votato? E il discorso è molto semplice, perché noi avevamo delle corazzate col centrodestra e col centrosinistra, numero uno, opposte a me, ma c'è anche un altro fatto da dire, che ci sono stati vari interessi, varie promesse elettorali, e non dico altro, e ora però la neve si sta sciogliendo e quelle promesse di Pinocchio stanno venendo meno e la gente sta iniziando ad aprire gli occhi. Irene Lamanna, ricordiamo Irene Lamanna, la dottoressa Irene Lamanna è operatrice del settore, titolare dell'albergo Lamanna, nonché presidente di ATT, Associazione Taranto Turismo. Bisognerebbe dire allo sportivo ciclista che, ecco qui, il suo rappresentante del sindaco ha affermato, e dobbiamo meglio stringere un po', Pino, provvedo io ora, perché si leggono, dobbiamo stringere un po' lo schermo, altrimenti ho difficoltà a leggere, e quindi, guardate qui, benissimo, va bene, e quindi, allora, Ippolita De Nichiro, Luigi lascia perdere questo ignorante buffone, ma non voglio arrivare a queste espressioni. Luigi, Mario Dipinto, se trovi il regnante di Taranto, gli potresti chiedere se per domenica prossima col Cerignola si gioca lo Iacovone? Si riferiva a Merucci, il regnante. Max Ursoleo, a pensar male, ci potrebbe essere una parte dei 7,5 milioni di euro in tasca a qualcuno. No, non voglio pensare una cosa del genere, non la voglio neanche dire, dico soltanto che mi limito a dire questo è uno spreco di denaro pubblico certificato. E ancora ci sono altre critiche nei confronti di questa persona. Luigi Alessandra Celestiano dice, ma il ponte aprirà? No, il ponte al momento è chiuso. E Alessio Di Bello dice, la gara di Formula 1 porta profitti incredibili, ma spendere fondi per iniziative che purtroppo non coinvolgono un pubblico eclatante è uno spreco di denaro pubblico. Ci saranno altri tipi di interesse. Michael Sambito critica ancora questa situazione. Maria Boiano, quattro gatti ci sono e quanto abbiamo speso con i nostri soldi? E le ho detto, signora, abbiamo speso 7 milioni e mezzo di euro. E poi ancora andiamo avanti. Non vi prego di non usiamo espressioni, non voglio usare espressioni verso questa gente, non voglio arrivare a tanto, perché si giudica da solo i numeri, il ritorno economico, cioè c'è poco da fare. Ripeto, io rispetto pienamente chi la pensa diversamente da me, però offendere e difendere l'indifendibile mi sembra una cosa assurda. Parliamo di cifre importanti, cifre abnormi. Bene, andiamo avanti.
non so se l'altro microfonino, non lo troviamo più, se è andato a finire, vabbè. Andiamo avanti. E Vincenzo Ciraci dice: avessero almeno organizzato un concerto gratuito per tutti, e questa è una bella idea. Domenico Fanelli: quanto varrà, quale sarà in buona sostanza la visibilità a livello mondiale, che riscontri porta nel tempo? Tu stai calcolando un riscontro momentaneo, ma non va calcolato solo quello. Allora chiariamo. Quando si fa una manifestazione, quando si fa un evento, beh, l'evento certamente non ha solo una ricaduta immediata, ma ovviamente ha una ricaduta anche protratta nel tempo. Però bisogna vedere innanzitutto di che evento stiamo parlando, perché noi non è che stiamo parlando della finale di Champions League, noi non stiamo parlando dell'America's Cup, stiamo parlando di un evento molto ristretto, un evento di nicchia, chiamiamolo così, un evento di nicchia che certamente per quanto possa dare una visibilità a Taranto non giustifica quella spesa, non giustifica i 7,5 milioni di euro. Tanto più che stiamo parlando di una città che ha gravissimi problemi finanziari. Allora, se anziché parlare di Taranto stessimo parlando di Monte Carlo, allora uno, il discorso potrebbe avere una sua ragion d'essere, potrebbe avere un suo significato, perché stai parlando di una realtà ricca, perché stai parlando di una famiglia ricca che può permettersi gli abiti firmati. Ma se tu stai parlando di una famiglia poverissima, se tu stai parlando di una città in cui l'AMAT è sull'orlo del l'AMIU, è sull'orlo del fallimento, le strade invase dall'immondizia, non ci sono, si hanno difficoltà persino a pagare i dipendenti a fine mese, come puoi permetterti di spendere 7,5 milioni di euro? Allora, se tu stai parlando, lo ripeto, di una realtà di Las Vegas, di Monte Carlo, fallo pure, ben venga. Ma stiamo parlando di un altro ordine di idee. Cioè, e Andrea Casale parla appunto di questa cifra che è pazzesca. E Martino Fischetti: i paraculi sono sulle tribune. Ma vi posso assicurare che intanto quelle tribunette sono mezze vuote, perché ovviamente mettere dei prezzi fino a 135 euro, 150 euro, 235 euro, beh, queste spese se le possono permettere davvero in pochi. Considerando poi che la maggior parte della tribunetta è popolata, è occupata da consiglieri comunali, da assessori, da amici degli amici, perché sappiamo qui come va anche la distribuzione dei biglietti, molti biglietti omaggio agli amici degli amici, l'abbiamo visto in altre circostanze, beh, alla fine era ovvio che quella tribunetta fosse mezza vuota, e quindi anche lì quelli che potevano essere gli introiti derivanti dai biglietti, diciamo dallo sbigliettamento, anche lì gli introiti sono stati molto, ma molto miseri. Perché, ripeto, stiamo parlando di uno sport, diciamo, di nicchia, che, ripeto, non stai parlando del Gran Premio di Monza, che ovviamente catalizza l'attenzione mondiale. E comunque sia, ripeto, per quanto possa trattarsi di manifestazioni che promuovono il territorio, lo ribadisco e lo ripeto, non si giustificano queste cifre mostruose in una città, per una città ed in una città povera. Ancora, qua ci sono problemi perché è un po' stretto, un po' largo il la possibilità di leggere. Renato Marchis Petrelli: inoltre vorrei sapere su quali emittenti è possibile visionare, vedere appunto questa gara del 6GP. Una è Rai Sport, l'altra non la ricordo bene, non la ricordo perfettamente. Quindi voglio dire, alla fine, ecco qui, fatemi, abbiamo perso alcuni messaggi. Paolo Perrucci:
Grande Luigi, prossimo sindaco, come è giusto che sia, continua così affinché il Fecciume si possa vergognare di come sia stata ridotta questa città. E poi ancora Irene Lamanna ribadisce in buona sostanza il concetto che se si sono spesi 7 milioni di euro per una legge di economicità, beh, ci dovevano essere certamente riscontri, non dico, lei dice il doppio, ma almeno ci dovevano essere degli introiti in proporzione, certamente non dico doppi, ma almeno che si avvicinassero a raddoppiare la cifra investita. Beh, io ricordo anche che quando è venuto il Vespucci, ha fatto tappa a Taranto, il Vespucci chiaramente ha catalizzato più attenzione. Ecco, vedete, questi sono, diciamo, gli addetti ai lavori, e in tutta, questi sono della Norvegia, ecco, credo, e in tutto stiamo parlando di 430 addetti ai lavori. Quindi, se noi vogliamo effettivamente quantificare il numero delle persone che sono venute a Taranto, 430, 450, 500, 600, voglio proprio esagerare, ma non c'è stato il boom turistico, ripeto, non è una finale di Champions League. L'Italia non partecipa. Ma è un dato che è davvero rattrista, perché non mi venite a dire, non mi fate ridere, Merucci, non sono venuti certi turisti norvegesi a vedere il CGP a Taranto. A Taranto abbiamo gli addetti ai lavori, abbiamo appunto gli operatori dei catamarani che giustamente sono venuti a Taranto e sono venuti ad albergare a Taranto. E allora ripeto, queste manifestazioni, che ripeto, è una promozione del territorio, ma bisogna vedere quanto, e lo abbiamo dimostrato, costa questa promozione, perché se io per promuovere il mio ristorante mi devo andare a imbarcare di debiti, beh, la cosa non torna più, questo è il discorso. Bene, e allora andiamo avanti. Raimondo Sale, vergogna Melucci e compagni, vivo, ve ne dovete andare, avete distrutto Taranto Vecchia, è al buio ed è tutta sporca. E Irene Lamanna poi, con riferimento al diverbio che c'è stato in precedenza con quel signore, chiedeva da quale parte del mondo venisse, e Irene Lamanna viene da Taranto ed evidentemente è contento di vivere in una città sporca, è contento di pagare le tasse salite alle stelle ed è contento di vedere sprecati 7 milioni e mezzo di euro. Oh, nella vita esistono anche i masochisti, esistono gli autolesionisti, esistono le persone che, come si suol dire, vogliono farsi male da sé. Imola, Pedagna, Monterico, improvvisazione alla guida di una città meravigliosa, una manifestazione di questa portata va pianificata nel tempo. Giuseppe Rondinelli, uno spot audiovisivo sulle nostre bellezze di 30 secondi in onda in prima serata, per un anno in tutte le TV di Europa e su tutti i social, costa sui 300.000 euro. Ecco, è opportuna la riflessione del professor Rondinelli. In quel modo, davvero, con uno spot, noi avremmo propagandato l'immagine di Taranto a livello internazionale e quindi avremmo ovviamente attirato, no, i turisti con uno spot che celebrasse le bellezze di Taranto, e questo spot per un anno ha il costo di 300.000 euro. 300.000 euro non sono 7 milioni e mezzo di euro, c'è una differenza mostruosa, abissale. Anche qui è bene parlare di numeri, perché questi sono numeri. Allora, quando si vuole promuovere il territorio, io dico sì, bisogna promuovere il territorio. È giusto anche la riflessione che faceva la signora poc'anzi, Taranto deve uscire dalle caverne, giustissimo, condivido in pieno, ma bisogna vedere dove va a finire Taranto, perché se io per uscire dalle caverne devo andare a
occupare un posto che mi costa 7 milioni e mezzo di euro, non so fino a che punto serva uscire dalle caverne a questa cifra, a queste cifre. Viceversa, bisogna uscire dalle caverne, promuovere l'immagine di Taranto, propagandare l'immagine di Taranto con scelte studiate, mirate, con una programmazione a livello turistico, con fatta da soggetti esperti di marketing territoriale e non di persone che stanno lì solo per grazia politica ricevuta, sottolineo grazia politica ricevuta, persone che siano tecniche della materia, tecnici della materia e che sappiano pertanto gestire un settore delicatissimo, importantissimo e strategico quale è appunto l'ambito, il settore turistico. Quindi probabilmente questa manifestazione in proporzione sta costando ai tarantini più del Salone Nautico di Genova, con una differenza abissale, che il Salone Nautico di Genova è una vetrina a livello mondiale, planetario, oserei dire, cosa che non è questa manifestazione. Allora io dico, e lo ribadisco, perché non vorrei essere frainteso, io sono a favore di ogni tipo di manifestazione che promuova il territorio, ma spendere cifre abnormi, spendere 7 milioni e mezzo di euro, è uno spreco che nessun amministratore può fare, non può e non deve fare. Questo è accaduto a Taranto, poi il cittadino giustamente si lamenta che le strade sono sporche, che non esistono servizi, che la città è quello che è. Penso che la viviamo tutti la città, no? Non penso che viviamo chiusi in casa. E Francesco Paolo Quarato, ce ne sono opere da completare o da rifare a Taranto, poi se questo evento il sindaco e la maggioranza lo ritengono indispensabile, le ritengono necessarie, non so che dire. E poi ancora Maria Boiano, l'ho detto, voleva sapere appunto quanto persone ci sono e quanto abbiamo speso con i nostri soldi. Ho detto, signora, lo ribadisco, 7 milioni e mezzo di euro. Poi ancora Simona Sorrentino. Per accogliere questi eventi la città si deve rendere idonea con l'igiene, con la pulizia e l'assesto delle strade, anche perché il turista non si ferma neppure a guardare la gara, anzi si sposterebbe altrove. Si sposta purtroppo altrove perché abbiamo visto anche qual è la piaga che si sta verificando anche con l'arrivo delle navi da crociera. Non esiste un servizio di accoglienza da parte dell'amministrazione, arrivano i croceristi, vengono caricati sui pullman, sui bus, furbi quelli della Valle d'Itria, furbi Alberobello, Locorotondo, Martina, Ostuni, che già prendono immediatamente i turisti e li portano via. Purtroppo, se ci fosse da parte dell'amministrazione una capacità di programmare, noi i turisti, i croceristi, li terremmo qui a Taranto anziché portarli altrove. Vedete, ora è il momento del... Ecco, vi stiamo facendo vedere ora la manifestazione, credo che sia quasi, ecco, che sia quasi finita, perché credo che ci sia la premiazione, e qui a 100 metri, quindi sono vicini, e quindi ritornando sul verso la rotonda del lungomare, vi facciamo rivedere, perché ve l'abbiamo già mostrato all'inizio, quello che è proprio il numero, il flusso proprio delle persone. Sì, ma voglio dire, sì, stiamo vedendo il flusso delle persone che, vedete, sta venendo dalla rotonda. Abbiamo fatto vedere quelli che stanno qui vicino al monumento del marinaio,
E quindi, come vedete, il flusso, questi sono, è inutile che giriamo, questo è il numero delle persone che hanno partecipato. Ripeto, e a costo di essere davvero logorroico o ripetitivo, un numero esiguo di persone si era portato a 7 milioni e mezzo di euro, un numero irrisorio di persone, quattro gatti, usando una terminologia forse poco elegante, ma come dire pregnante, significativa di quello che voglio dire. Guardate, qui si cammina tranquillamente, ci sono poche persone. Oggi è domenica, grazie a Dio è una bella giornata, è caldo, non c'è pioggia, non c'è vento, le previsioni evidentemente per fortuna non si sono verificate, le previsioni meteorologiche, quindi c'erano tutti i presupposti perché effettivamente ci dovessero essere le persone, invece le persone non ci sono. Qual è il vero motivo? Che è una manifestazione di nicchia, rispettabile, che certamente non può come dire, giustificare un esborso di 7 milioni e mezzo di euro. Non è la gara del, non è il Gran Premio di Formula 1. Ci sono delle persone che forse è giusto che dicano anche la loro. Sono d'accordo. Di Taranto, signora? Sì, sono di Taranto. Mi piacerebbe vedere una Taranto sicuramente più pulita, molto più con servizi. Sì, assolutamente, questi non ci sono. No, perché c'è gente che dice sapete solo parlare male. No, non stiamo parlando male, stiamo dicendo la verità. Proprio perché amiamo Taranto vorremmo vederla in una versione migliore. Ma poi dico, con 7 milioni e mezzo di euro noi avremmo potuto rifare veramente la città nuova, perché sì, questa è una ubriacatura. Ieri e oggi, domani mattina ci svegliamo con la spazzatura che c'è sempre, anche la puzza. E diciamo tanto. Però ieri abbiamo fatto il 6GP. Certo. Grazie signora. Come vedete, le persone ragionano, riflettono, pagano le tasse e sentono il peso di uno spreco del denaro pubblico. Altre persone, come quella in cui mi sono imbattuto precedentemente, evidentemente fa parte di quella corte dei miracoli di Melucci che si sta miseramente estinguendo, perché i fatti parlano chiaro. Andiamo avanti. Luigi, se vuoi posso... Prego, prego, un attimo, ok? Un attimo, vediamo se è acceso, scusa un secondo. No, no. Salta. Sì, prego. Allora, premessa, condivisibili tante lotte che fai, però sul 6GP ho una posizione opposta. Certo. Io ho una struttura ricettiva, quindi diciamo che bazzico sempre sui canali ricettivi tipo Booking, TripAdvisor. Sì. Facendo un'indagine io sto pieno. Tu, buon per te, sono contento per te, però perdonami, dai dati, dalle verifiche che abbiamo compiuto, non solo io, che potrei essere diciamo contro Melucci a prescindere, no? Ma anche altre realtà giornalistiche, purtroppo così non è. Allora, ben venga, sono contento che la tua struttura sia piena, spiego, per l'amor del cielo. Ogni sabato si fa un'indagine di mercato, si chiama. L'indagine di mercato ti porta questo weekend ad avere il 30% in più di prenotazioni delle strutture ricettive. Quindi comunque sia, diciamo che non c'è stato il boom di 2 anni fa, perché 2 anni fa se tu cercavi su Booking non c'erano più strutture disponibili. Però una risposta a livello turistica c'è stata. Però perdonami, il discorso che faccio io, se io devo spendere questa cifra, che è una cifra importante e che comunque tu non riesci a recuperarla, mi va bene se tu mi fai un evento che davvero faccia smuovere il mondo intero, dico per dire, no? Faccio un'esagerazione, una finale di Champions League. Ma ti costa... Però non è possibile. Non si costa 3 milioni. Ma spendere quelle cifre in una città peraltro che ha delle priorità assolute. Certo. Cioè io penso prima a, no? Ad avere maglietta, camicia, pantalone e scarpe. Poi se ho altre disponibilità mi compro l'abito firmato, ma intanto vesto decentemente. Se io non ho neanche i soldi per permettermi un pantalone e vado con le mutande, non mi permetto l'abito firmato, no? Facendo il paragone. Io più che altro avrei fatto l'evento, però curando meglio il lungomare. Avrei fatto questo, sì, perché devi dare un'immagine sicuramente più turistica della città. Ma poi scusami, i manifesti del 6GP
tu dove li vai a mettere? A Taranto, certo, o in altre città, no, d'Italia? Cioè, non so se rendo l'idea. Se io devo pubblicizzare il 6GP, non lo pubblicizza i tarantini, certo, perché la ricaduta del tarantino, certamente il tarantino non va a dormire nella tua struttura. È normale. Allora tu hai benefici se a Taranto viene quello. Certo. Poi parliamoci chiaro, qui il personale proprio tecnico sono 430 persone, 500 proprio esagerando. Io ho neozelandesi e sudamericani. Ma benissimo, ma si parla di addetti ai lavori? No, turisti. Vabbè, però hanno pagato anche il biglietto alla... Però alla lì porta. I biglietti, non lo dico io, la metà sono stati venduti. No, certo. Quindi l'operazione... Allora il discorso non è il mio agli eventi, però gli eventi si devono saper fare. Questo è il discorso. Sì. Si devono saper fare. Diciamo che con quella cifra che spiro, sono 3 milioni e mezzo... In effetti maggior visibilità con un altro evento non credo che ci sarebbe potuto essere. Cioè, la domanda è, con la stessa cifra avresti potuto avere più visibilità con un altro tipo di evento? Secondo me no, perché alla fine tu ieri e oggi sei in diretta su Resport. Sì, ho capito, però domani non ti rimane l'ubriacatura finisce domani, uno si sveglia, sì. Svaniti i fumi dell'alcol, la gente si sveglia e si ritrova la città però piena di immondizia. Scusami, no, sì, certo. Allora questo io dico, noi abbiamo delle città, delle realtà, senza andare tanto lontano, Martina Franca, la Valle d'Itria, che vivono di turismo. Oh. Allora, l'amministrazione che sa programmare, quando abbiamo la grazia, grazie a Dio, dei croceristi che arrivano a Taranto, fateli rimanere a Taranto, certo, non indivisibile, perché giustamente i furbi, e fanno bene, fanno il loro, della Valle d'Itria, se li caricano sui, certo, pullman, e dove vanno a spendere? Nella Valle d'Itria, certo, non a Taranto, bello, bello. Con la beffa che qui diventa solo uno scafo. Va bene, in bocca al lupo per l'attività. Come vedete, a me piace confrontarmi con tutti che giustamente possono esprimere la loro opinione liberamente, però in effetti qui si è anche capito che tutto sto ritorno non c'è stato, assolutamente. Quindi parliamo di una ricaduta, ripeto, miserrima, infima rispetto ai numeri spesi. Bene, vediamo un po', ecco, oramai il tratto si è completamente svuotato, già erano pochi in partenza, ve li abbiamo fatti vedere per onore di verità, ve li abbiamo fatti vedere all'inizio e ora il flusso si è defilato, perché chiaramente la manifestazione è praticamente finita, ma vi abbiamo fatto vedere dall'inizio alla fine quanti erano all'inizio, cioè proprio nel momento clou della manifestazione, e vi abbiamo fatto vedere appunto ora che si è dileguato il flusso, e vi abbiamo fatti vedere quante erano in buona sostanza le persone. E allora Alberto Strina: ci sono più persone in chat che sulla ringhiera. Signori, io non voglio né essere presuntuoso, né esagerare, né buttare fango, però buongiorno. Ciao. Però perdonatemi, è la verità, io ho detto ci sono 4 gatti. Maria Giacomo Attolino Abate, sei un mito. Grazie Nicola Damuri, l'unico che ci tiene veramente per la nostra città. Paolo DCR, buongiorno e buona domenica a tutti. Deborah De Lorenzo: dato che tutto il buono viene dirottato a Bari, dato che l'ammanigliamento di Melucci con Emiliano, vedi aeroporto, vedi eventi vari, come mai anche questo evento non è andato lì? Avremmo investito quella cifra per sistemare la città, per creare servizi, magari silos. Vivendo il borgo vi assicuro che siamo ridotti malissimo. C'è il catamarano vincente, ecco. E non vediamo mai per nessun evento nessun turista. Mi dice l'operatore che quello è il catamarano vincente, sembra, o comunque, se non vincente, è quello che sta facendo la bella mostra di sé, come è giusto che sia, batte bandiera britannica, e vedete quante persone ci sono, quante persone,
I 28.000 di cui parlava Rinaldo Melucci dove stanno? Stanno nella casa di Rinaldo Melucci a Crispiano o nel nuovo appartamento in cui vive Melucci a Taranto? Non penso che 28.000 persone siano riuscite a entrare tutte a casa di Melucci. Non so se poi c'ha una reggia, c'ha centinaia di palazzi, forse sì. Non penso che abbia centinaia di palazzi o si sia trasformato in albergatore, non credo proprio. Cioè, alla fine, andando a scremare, come dire, andando a portarvi il risultato, questo è il momento, penso, clou, il momento in cui si vede, diciamo, la barca vincente, o se non vincente, comunque è una bellissima immagine, vedete, questa è il riscontro di partecipazione a fronte di 7 milioni e mezzo di euro. Che piaccia o no? Questa è una realtà, cioè è inutile che sediamo se ecco, prego. Ha ragione in pieno. Sarà, abbiamo una fantastica città, si organizzano delle cose veramente a livello internazionale e poi la partecipazione della città da parte dei cittadini, cosa, anche la divulgazione secondo me di un'importante manifestazione. Anche perché i manifesti si mettono in altre parti d'Italia, non a Taranto, no? Cioè, se io devo far. Ma io dico, scusate, come dice Checco Zalone, ma. Però forse. Andiamo più avanti. Ti facci conoscere al mondo, non solo per morti. Benissimo. No, allora, io. Il signore forse non è neanche. No, io mi perdoni. No. Il fatto che se ci sono tarantini che remano conto. No, non remare conto. No, io sto. No, ho detto, ho parlato. Scusi, no, perdono. No, io sto parlando. Lei può parlare 24 su 24. Se prego, fa esprimere. Prego, e dica la sua. Purtroppo qui noi tarantini parliamo sempre male di chi? Di noi tarantini. Ma non stiamo parlando perché di. Qui sia. No! E cosa significa che i tarantini non c'è? Io sono di Taranto e sto qui. E lei benvenga! Allora, forse non mi sono spiegato. Allora, no, non mi sono. Non mi sono spiegato, mi perdoni. Finalmente se sta parlando non per le morti. Posso. Ma sa quanto è costata questa manifestazione? Ma qual è il contento di pagare le tasse e vedere. E di avere la città sporca? E di avere la città sporca? Mi rispondo. Taranto è pulita. Con la sporcizia. Va bene, evidentemente lei ha il caffè pagato da Melucci. Buona giornata. Buona giornata. Ah, cosa? Sette. Allora, sono stati vogliamo ragionare? Vogliamo la 7 milioni, 7 milioni. Un viaggio pago. E lei, mi scusi, mi perdoni, lei è un padre di famiglia, ha dei figli. Significa? Lei si può permettere l'abito firmato e poi far morire di fame i figli? Mi faccia capire. Ma chi è che sta morendo di fame? A Taranto non stanno morendo di fame. A Taranto non stanno morendo di fame. A Taranto lei, perché lei sta offendendo la gente che muore di fame. Lei sta offendendo la gente che muore di fame. Lei offende i tarantini. No, mi faccia capire. A Taranto non si muore di fame, Taranto è pulita, signore, è pulita, e lei che cos'è? Un lecchino? È deficiente, è chiaro, ah, è chiaro, non si permette di mettere le mani addosso. Ma chi stai insultando? Vai, cammina. No, a chi dici vai? Stiamo riprendendo tutto in diretta. Ah, no, è lei che mi ha stiamo riprendendo, se ne vada. No, adesso ti becco una bella. E la faccia, la faccia. Questo è il livello dei tarantini. Questo è il livello, andiamo avanti. Allora, proseguiamo. Sì, è normale. No, ma allora, e i cassonetti che non vengono svuotati, chi li deve svuotare? Io o lei, signora? Li svuoti lei, visto che sta facendo questa. Io li devo svuotare. Ho capito. Queste così ragionano certe persone. Cioè, i rifiuti li dobbiamo svuotare noi. No, li dobbiamo svuotare noi i rifiuti. Vabbè, andiamo avanti. E allora, scusate, ma qui in controluce è difficile vedere. Pier Mattia Fanulli, io vedo, scusate, ma mi devo mettere in posizione, se no mi acceco. Io vedo quella poca gente che si vede tutti i giorni e tutte le sere quando vado in centro e in quelle zone,
in quelle zone per questa manifestazione non si possono spendere 7 milioni e mezzo di euro. Bene, come vedete questo è il dato. Inorridisco quando sento gente che dice che Taranto non è sporca. Inorridisco quando sento gente che dice che a Taranto non c'è la miseria. Certo, non dobbiamo gettarci la croce addosso, non dobbiamo autoflagellarci, per l'amor di Dio, però il ragionamento che la maggior parte delle persone ha fatto è il seguente: non posso spendere 7 milioni e mezzo di euro a fronte di una manifestazione rispettabilissima che non ha avuto assolutamente un riscontro economico tale, ma anzi in perdita. Ma cosa più grave, quei fondi, quelle risorse andavano indirizzate verso altre priorità della città. Abbiamo parlato della vivibilità urbana, abbiamo parlato dell'emergenza rifiuti, abbiamo parlato di buche, strade e marciapiedi. Permettete, con 7 milioni e mezzo di euro davvero si poteva rifare Taranto Nuova. E poi, se dobbiamo, ripeto, ragionare con la logica di mettere la polvere sotto il tappeto e di negare i problemi e di negare l'evidenza, va bene. Se poi ci sono persone che hanno i loro interessi con questa amministrazione, facessero pure. Certo è, per il proprio tornaconto personale, per il proprio interesse personale, andare a negare l'evidenza e non consentire, non permettere il bene di Taranto, non mi sembra una cosa corretta. Ma come vedete, io sono un uomo di strada, un consigliere di strada, un uomo del popolo, un uomo che si confronta con la gente e che quindi non ha problemi a dire la propria. Certo, una persona che io avevo iniziato a parlare tranquillamente, mi si dice: ma chi ti ha fatto giornalista? Beh, è ovvio che io dovessi rispondergli per le rime, perché io stavamo parlando pur su con opinioni diametralmente opposte, però in un regime di civiltà. Avete visto anche il giovane albergatore, prima abbiamo parlato tranquillamente, lui ha esposto delle opinioni, io ho esposto le mie. Quindi, Vincenzo Conte, Luigi, alle prossime votazioni ti daremo una possibilità, mi raccomando. E ancora Antonella Caricasole: questi sono soldi che li dobbiamo pagare noi cittadini, non esiste proprio. Bene, andiamo un po'. Un attimo solo, si vede male. Piero Tardia: ma ti sei visto intorno quanta gente c'è? Mi sono visto intorno e vi ho detto che se ci sono 500 persone oggi complessivamente, se ci sono, spegniamo l'altro microfono, se ci sono 500 persone complessivamente è una valutazione in eccesso che ho dato, non in difetto. Quindi se per voi è un bel risultato avere 500 persone a fronte di 7 milioni e mezzo di euro, ben venga. Che vi devo dire, non posso pensare a una situazione del genere. Sta di fatto che, vedete, il piatto piange, i dati di Booking sono quelli che sono, quindi gli alberghi non hanno avuto un riscontro, un incremento rispetto ai precedenti weekend, ecco, facciamo questo termine di paragone. E quindi, che dire, io direi che possiamo anche qui, visto che la manifestazione è terminata, possiamo anche fermarci qui con la diretta. Che dire, il pensiero che vi ho espresso: una bellissima città, un quadro incantevole, ben vengano questi catamarani, però per cortesia non giochiamo, non sprechiamo il denaro del cittadino contribuente. Oggi è domenica 24 settembre, domani sarà lunedì, se Dio vorrà, sarà lunedì 25 settembre, ci sveglieremo la mattina, andremo a lavorare,
chi non ha lavoro purtroppo non andrà a lavorare, e è finita questa ubriacatura che non ha portato nulla, lo ripeto, non ha portato nulla, finita questa ubriacatura, cari miei, torneremo alla Taranto, città del terzo mondo. Non che Taranto sia una città del terzo mondo, perché Taranto è fantastica, Taranto è tra le più belle città del mondo, ma da questa amministrazione è stata resa una città da terzo mondo, questa è la verità. E ovviamente per mascherare lo stato comatoso in cui versa, chiaramente ci sono queste queste fiction, queste botte di queste ubriacature. Ci si ubriaca molte volte perché, purtroppo, io grazie a Dio non ho mai avuto esperienze di alcol, ma ci si ubriaca per dimenticare i problemi, no? Per affogare i problemi nell'alcol. E Melucci ha voluto far affogare i cittadini in questa ubriacatura per dimenticare i veri problemi, ma il risveglio domani, cari miei, sarà molto ma molto duro, sarà atroce, perché ci ritroveremo, cari miei, allo stato di venerdì, prima ancora dell'ubriacatura. Bene, avrei voluto, siamo davvero ai saluti, avrei voluto con me l'amico e consigliere Massimo Battista, purtroppo una botta di influenza, un febbrone lo ha reso, come dire, non arruolabile. Io sono tornato arruolabile, diciamo così, dopo il piccolo incidente al piede. Ci auguriamo che Massimo a brevissimo sia tra noi, questo febbrone passi, e quindi sarebbe stato anche bello, ripeto, con lui fare questa disamina, soprattutto lui che è molto attento, a un occhio critico e clinico nei confronti delle delibere, degli atti, e quindi anche lo studio che abbiamo fatto sui conti del SEGP recano, come dire, la sua analisi. È tutto, alla prossima, libero di dire la mia da cittadino, da giornalista, ma in questa sede da consigliere comunale di opposizione che non può tollerare 7 milioni e mezzo di euro sprecati. Alla prossima.